siamo appunto sopra la Val d'Adige. Quello lì è il corno della paura. Eccolo! È l'essenza del freeride oggi. Ciao ragazzi, oggi siamo sul Baldo, c'è tutta la crew riunita, c'è Reme, c'è Dado, là ci sono Michele, il Moro, il Giglio, il Tome, c'è tutta la gang al gran completo. Siamo appunto sopra la Val d'Adige, quello lì sono le creste del Baldo, là c'è il Pastello, il Corno d'Aquilio e là in fondo la Val dei Ronchi con il Carega. Abbiamo fatto un giro oggi organizzato dalla nostra guida di fiducia Rayman. No, abbiamo fatto un percorso d'anello, partiti da Avio, salita su strada asfaltata, la classica, fino a San Valentino. Poi da San Valentino siamo andati al Corno della Paura. Che è quello là dritto. Voilà. Corno della Paura. Poi da Vignola. Siamo scesi lì da Gian Forcellino, siamo scesi dalla strada bianca, siamo risaliti da qui. E che appunto Cima Vignola serve un po' più su e che c'è la strada chiusa perché c'è stata una frana. Dopo facciamo questo single track che scende giù fino al Castello d'Avio. Che, guardate, praticamente scendiamo giù qui in mezzo. Bene, partiamo. Vediamo come andiamo a fare una prima. Ecco qua nella pancia del gruppo. Adesso facciamo in discesa il pezzo che abbiamo fatto in salita prima, chiaramente, per venire qua a vedere tutto panoramico. Andiamo ad agio perché alcuni punti sono anche esposti. Siamo proprio a strapiombo. Damiano che intraversa durante del pericolo. Sentiero che non ha mai fatto nessuno, anche Remen ha tirato giù il giro già fatto, quindi non abbiamo idea di come possa essere.
panorama mozzafiato sulla Val d'Adige. Buongiorno. E beh, c'è un altro punto panoramico anche qui, un po' più basso. E beh, noi prima siamo scesi da questo sentiero qua e adesso quello lì è il corno della paura, appunto lì c'è un forcellino che ha tutto un ghiaione che viene giù e arriva così inedita. Vediamo cosa ci aspetta. Vai il tiro bello largo. Bello largo e battuto anche. Mi piacerebbe guardare il panorama, ma lo guardo dopo sulle riprese, perché qua è meglio guardare dove si mettono le ruote. Meno male che c'è il prato che ti dà un po' quella sensazione di sicurezza. Fatemi prima se poi una spinata di sopra. Qua siamo proprio, è l'essenza del freeride oggi, dell'all mountain. Ma succede, eh? Vi siete già sdraiati?
aspetta che diamo un po' di spazio qua, perché Ok, siamo ritornati a qualcosa di più potabile. Di carro fresco, però dopo perché sono più tornate. Se ti patti un po' più indietro, Giglio, sai. E già da lì fai fatica adesso. Fatica. Mi viene da ridere a dire. No. E che qua ah. Ok, il terreno un po' smosso, qua la spazzoliamo, ok. Qua si va dritti, sono Piagù. Piagù, che roba è là? Eccolo! Ho voluto fare il gradasso su quella roccia lì. E quella roccia lì. Là è lì sotto. Si riparte, forse, bella che salgo di qua. Tutto sotto controllo. Bazzicole.
sentiero bello grezzo, comunque sporchito, anche poco frequentato. Che succede? Vai, vai, vai! Aspetta che parto io! Tratto leggermente sghiaiato! Che di? Mezza capriola, sì, la signora dici là in fondo. Sì. Andare davanti, Michi. Mi fai un altro numero? La discesa è ancora lunga. Ah beh, dopo sì. Si innesca il meccanismo. Il sentiero è molto sporco e c'è pieno di rametti, pietra, e la strategia non perde il controllo dell'anteriore. Però amici, quando ci inviti a sti giri qua dovresti prima passare a pulire e dopo facci trovare il trail in ordine.
con quei calzini lì Tom non mi permetterei mai di starti davanti. Posto Michi? Sta cambiando la temperatura. Bello qua così nella pineta. Bello così nella pinettina. Ah, bello sì. Vai. Fine! Ah! Eccole che sono... Ai! Si riesce mia a piegarla sta qua. Terraise.
sparato. Mi sai qua ombra. Comunque la prossima volta se siamo fermati in punto meno. Esatto. Vai vai. Ah ah ah. Deve fare in primavera sto qua, okay. Natural. Aia. Qualche spinetta. Guarda che l'ho piantata nella carne, vediamo. Crocifisso. Anche qua. Andiamo? Mi sono scesi da lì, stavamo per andare dritti, invece scende da qua. Vai Giglio. Vai, vai, mi sento come sui binari. Proseguiamo nel bosco. Giù? È uguale? Destra! Ah, si ricongiunge? Si ricongiungeva. Cos'era? Una gomma? Hai bucato? Sentivo un ciocco. Sentivo un ciocco. Hai bucato? Sentito uno scoppio? No, no. Sentivo pam, una botta da...
Se uno è troppo allenato. C'era il taglietto qua. Beh, questo pezzo qua è molto bello, devo dire. Guarda, Damiano che entra davanti, tira fuori il carattere, come si gusta i suoi 1500 metri di dislivello guadagnati. Sbrappa anche. Avanti, avanti. Adesso qua però non vedo più che fai. Io entrato. Adesso ne esulto catino. Forse sono arrivato adesso. Fino a mogli. Mi hanno fatto i caffai. Bene. Sarà finita la parte divertente. Ci sarà ancora da divertirsi. Se scendi. Adesso lo scopriremo. Ci sarei mica fatto 1500 metri di dislivello solo per sta roba qua, Dado? Ci sarei fatto mica 1500 metri solo per questo pezzettino di discesa qui? No, beh, torniamo, rifacciamola. Guarda come stiamo perdendo dislivello inutilmente. Mamma mia. La bici mi sta dicendo, scusa, ma è... Anche perché consumiamo di più i freni qui. Il bacco, il pelo di aria sta pressionando. E infatti c'è un altro sentiero che viene giù da... Quindi senti che odore da freni bruciati. Beh, ma anche i miei penso che... Sono abituato. E questo è il castello di Avio? Sì. Yeah! Giglio! Lui non c'è solo pedonale questo qua. C'è divieto?
c'è niente, c'è divieto bici. Perché vedo tanta gente che viene. È solo perché stiamo filmando, sennò il Tomes sarebbe sceso. E anche stio canando come non so cosa. Via! Brutti bipedi. Basta, tutto qua. Vediamo se Gillo riesce a farsi del male. Ok. Castello di Avio. Ed eccoci giunti. Siamo giunti a... Siamo a Avio qua, Michi. Bene. Ti è piaciuta? Un po' di osservazioni a caldo. Dai, venite qua, ragazzi. Piaciuta, Michi? Cosa dici di questa avventura? Vedo che è molto piaciuto il sali e scendi. La salita è piaciuta non a tutti, Però dai, non ci sono state grosse lamentele. Siamo andati un po' in crisi quando siamo arrivati al corno, che bisogna andare appunto in panoramico, è stato un momento di crisi, sì, che però dopo è stato ripagato da una vista stupenda. Discesa bella, dai, tutto sommato. Ma è diverso da solo. Adesso birra. Sentiamo qui nelle retrovie cosa dicono i ragazzi. È piaciuta, Tome, questa discesa? Sì, molto bella. Soddisfatto? Un po' ripida tecnica, la seconda un po' più guidata, peccato un po' sporca forse, un po', esatto, un po' di spine, un po' di pulizia sul sentiero, però dai, tutto sommato molto bella. Adesso qua, aspetta, sentiamo il giudizio del pro di Bikevo. Piaciuta questa discesa? Bella, la prima parte guidata bella, prima parte magari ti ha messo un po' più in crisi, che era un po' stretta, esposta. Prima continuava a frenata, attenti. Mi è piaciuta di più la seconda. Una bella particolare. Adesso. Cassato, beh, il Moro, quello. Sappiamo che lui spiana tutto. Sì, no, dai, facile, agile. Che sia salita, discesa, il Moro non si lamenta mai, il Moro sbriciola qualsiasi cosa. Ma tanto 35, eh. Alcuni punti, alcune curve, sì, se non hai un po' di dimestichezza. Con la curva stretta, con un po' di no spress, magari. Qua impari? Beh, bisogna fare questi sentieri qua per impararla. Andiamo, Michele, tu cosa hai da dire, Michi? Ti è piaciuto questo giro? Sì, beh, tanta salita, discesa, tutto ad un fiato, ci vuole allenamento perché insomma la bici bisogna tenere dei freni. I freni bisogna frenare, le ruote devono ruotare, ok, dai, ci sta. Ci manca il giudizio del Giglio, sentiamo. Ah, Giglia, tu cosa hai da dire di questa discesa allora, Giglio? Ti è piaciuto questo giro? Bello, c'è un po' di non espressione da fare, sempre, esatto. Sempre croccante, certo. Ok. Un po' tanto wide. Beh, la bicicletta nuova come va? Prima uscita ufficiale, nuovo mezzo ufficiale. Promosso. Un po' da setappare magari, però... Magari da fare qualche piccolo setup. Forse anche quello del setup sarebbe da fare. Forse. Esatto. Un po' durenta, però bene. Perfetto. Bene. Bene, ragazzi. Ciao. E passa la paura.